Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Bentrovati, bentrovati telespettatori a una nuova puntata di Trieste in diretta, ben ritrovato, una puntata divisa in due parti come sempre, vi anticipo subito la seconda parte avremo come ospite il professor Paolo Salucci della SISSA, parleremo del nuovo corso online tutto dedicato alla cosmologia e poi però ovviamente spazieremo anche su vari temi ovviamente inerenti comunque all'argomento. Ora invece siamo insieme a Don Vladek Nieminski, vice parroco di Muggia, buon pomeriggio. E poi assieme anche a Marco Rebez, direttore sportivo della società calcistica Muggia 2020. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, parliamo di avviamento allo sport, avviamento allo sport per i bambini, in questo caso l'importanza dello sport, il ruolo che la Chiesa, l'oratorio può avere in questo contesto. Innanzitutto, quando si parte in questo avviamento? Beh, per dire la verità, abbiamo già iniziato. La stagione sportiva è iniziata già 2 settimane fa, i primi bimbi hanno cominciato a calcare il campo della Cattolica, un campo messo a nuovo grazie all'intervento di tanti privati, quindi c'è stato un movimento collettivo di tutta Muggia e anche al di fuori per mettere in ordine questo campo con l'erba sintetica nuova. E qui vediamo già le foto, sì. Tra l'altro. Ci sono stati, ripeto, il contributo di tanti sponsor, di tante persone di Muggia, faccio l'esempio di Marconi, un ristorante, pizzeria che è in centro, l'Amigos Caffè, insomma tante realtà che si sono messe insieme per permettere che questi spazi venissero ristrutturati. Il campo, come vedi, è in erba sintetica nuova, appena appoggiato, e abbiamo avuto subito i primi riscontri, quasi 25-26 bambini si sono iscritti alla nostra piccola scuola calcio, diciamo. Quindi siamo molto orgogliosi di questo, dobbiamo ringraziare sicuramente Don Vladek, Don Andrea Destradi, che comunque ci hanno dato la possibilità di compiere questo piccolo miracolo nella cittadina di Muggia. Era così da troppi anni, bisogna metterlo a posto, giusto? Importante, no? Anche risistemare questo campo. Decisamente, anche perché io ci ho provato a trovare qualche modalità, qualche sponsor, da un bel po' di tempo. Allora, quando è arrivato Marco con la sua proposta, è stato un dono di Dio, perché sì, io sono polacco, vengo da fuori, non sono neanche di triestino, ma per non dire muggesano, però vivo a Muggia da 7 anni, in parrocchia di Muggia. Io ho visto quanto questo posto è importante per la città, quanta gente si identifica con questo luogo, quanti sono cresciuti là, giocando a calcio proprio là, e per questo averlo a disposizione della cittadinanza, dei ragazzi, a me sembrava sempre molto molto importante. C'erano magari, non so, dei genitori che parlavano con lei proprio di questo, di punti di aggregazione? Una domanda in realtà che faccio entrambi, cioè l'importanza di punti di aggregazione in una cittadina come Muggia, che è una cittadina piccola ma che deve giustamente offrire dei momenti di stare assieme, no? Di crescere in maniera sana. Quanto questo è importante? Decisamente importante, tanto importante, e tanta gente ci ha parlato di questo. È vero che è tanto legato questo discorso ai ragazzi anche più grandi, nel senso che Muggia, l'oratorio di Muggia è posizionato proprio in centro, è un ottimo luogo dove si può venire e passare del tempo, e a Muggia un po' mancano questi spazi. E l'aspetto sportivo anche mi sembra essenziale, io riferisco ciò che ho sentito. Io alla fine dell'anno scorso, l'anno scolastico, prima dell'estate, ho sentito da un assistente sociale una frase molto importante che diceva: gli adolescenti a Muggia o fanno lo sport o si drogano. Era molto estrema, molto, molto forte come espressione, però è vero che avere un luogo così, dove sicuro, dove vengono anche guardati, c'è qualcuno che è disposto a parlare, ad ascoltare, luogo dove possono essere accolti, luogo dove possono anche fare un po' di attività. Qua sulla foto anche vediamo che l'oratorio offre non solo campo di calcio, però abbiamo anche lo spazio per giocare a basket, è ampio, ecco, è una buona occasione per loro, è anche buono per i ragazzi poter stare un posto sicuro. Di questo soprattutto i genitori parlavano, del bisogno di avere un luogo sicuro per i propri ragazzi.
Eh sì, e poi Marco Rebez anche il fatto di dare, insomma, insegnare a questi ragazzi uno sport, farli appassionare, vederli crescere i più piccoli, intendo. Il calcio ti dà un modo di vivere in una maniera o nell'altra, poi inseriti in un contesto come questo, con persone di fiducia, con istruttori comunque qualificati. Il mister è un istruttore qualificato che può dare alla famiglia anche un riscontro per capire come il bambino si interagisce con gli altri, con gli altri bambini. In questo momento per lo più noi abbiamo anche preso una dottoressa in psicologia che ci segue i bambini e ci può saper dire se qualche bambino magari ha qualche problema di relazione o può essere preso in una maniera o nell'altra. Questo sui più piccoli magari più semplici in questo momento, in quanto sono giovani e devono essere ancora formati. Recuperare gli adolescenti è più difficile, però non è impossibile. Noi vediamo che comunque questo campetto in una maniera o nell'altra, anche negli anni passati, era un punto di aggregazione per alcuni ragazzi. Ci venivano a giocare, però magari venivano a giocare da soli, senza che qualcuno li seguisse, oppure c'era Don Vlade che da quando c'è lui che un po' li cercava di inserire e tirare dentro. Ecco, la sfida futura magari potrebbe essere quella di aprire anche un centro per il calcio a 5 giovanile, puntare su altre realtà che comunque facciano aggregazione e diano ai ragazzi un altro modo di passare il loro tempo. Non solo con i videogiochi, che rispettiamo tutti quanti, ma comunque lo sport fa bene, dobbiamo dirlo. In questo caso, come dicevo prima, iniziamo con il calcio, ma questo potrebbe essere proprio un avviamento allo sport di tutti gli sport. Può essere un punto di partenza dal basket, con l'Interclub, chi vuole con noi avvicinarsi e una sorta di polisportiva, no? Ma sì, potrebbe essere una polisportiva. Guardi, noi siamo nati nel 2020, prima solo con la prima squadra, e già in un anno riuscire a aprire il nostro primo scuola calcio per noi è veramente una fonte di orgoglio. Abbiamo buone idee, abbiamo visto che i mugesani si avvicinano, ci si stanno avvicinando, credono in questo progetto. Speriamo bene di andare avanti così, siamo molto fiduciosi comunque. E anche la popolazione, quella giovanile, avete subito riscontrato positività su questo? Guarda, noi diamo anche certe ore della giornata, la sera principalmente, dedicata un po' a tutte le età. Vanno dai ragazzi dei 17 ai sessantenni o settantenni che giocano le partitelle a 5 contro 5. Abbiamo quasi tutti i giochi della settimana pieni. Una strada che è stata portata avanti anche da Don Vladek prima, che adesso abbiamo preso noi in carico, e pian piano questo centro può essere anche una ricrescita per la Cattolica, per la comunità. Anche perché le attività di oratorio, le attività dedicate alle persone che hanno bisogno di punti di aggregazione, quindi non solo bambini ma i giovanissimi, è importante questa sinergia tra per esempio la chiesa, la parrocchia, piuttosto che le associazioni sportive, è una collaborazione che funziona. Sì, infatti questo secondo me è meraviglioso, è bello, perché tante volte io anche conosco le esperienze di altre parrocchie, altre società, cioè, la collaborazione non è sempre scontata e qua io devo dire che ci siamo trovati proprio bene, anche con le stesse affinità, con le stesse attenzioni. Una cosa davvero bella, e anche che ci fa sperare nello sviluppo, nell'ampliare la proposta, nel non fermarsi. Anche proprio prima parlavo con Marco dell'occasione che speriamo che si realizzerà, si svilupperà. Io fra 2 settimane vado a un incontro in Toscana dove c'è la squadra dei cosiddetta nazionale dei preti italiani di calcio, con la quale gioco, e là abbiamo fatto un gemellaggio poco tempo fa con la Lazio. E nasce il progetto, verrà un rappresentante della Lazio per avviare, spiegarci come poter avviare la collaborazione, per creare, si vorrebbe creare una rete di 100 oratori che sono gemellati con la Lazio, collaborazione classica tra le società. Ora anche questo nostro progetto potrebbe anche avere un po' così, respiro davvero ampio, è bello pensare in grande, non solo limitarsi.
come noi, anche come chiesa, non solo limitarsi alle nostre risorse, mm-hmm. alla gente che frequenta la parrocchia, ma essere aperti e accoglienti verso gli altri e approfittare. Noi abbiamo tanto bisogno di questo, di approfittare della collaborazione delle persone anche competenti, capaci, con tanta buona volontà, tanto amore per i ragazzi, perché anche qua quando si vede questo oratorio, vediamo un po' di erbacce qua e là, insomma, vediamo che gli edifici non sono in ottimo stato, cioè, non è facile oggi come oggi per una parrocchia a gestire tutti gli spazi, tutti i luoghi, e avere qualcuno che ci aiuta è una grazia, insomma, è una speranza anche di poter fare delle cose belle. Anche con Marco se ne parlava di questo, di pian piano anche rendere più bello questo ambiente che è stato un po', insomma, abbandonato, questo bisogna ammetterlo, però anche causa la mancanza delle risorse, che ecco. È costoso mantenere edifici, spazi e... Beh, sicuramente. Un campo sportivo come questo, che comunque è piccolino, è un 38 metri per 19, solo per farlo nuovo così sono quasi 25.000 euro. Vabbè, insomma. Non sono cifre da poco. È una manutenzione ordinaria, comunque sono sui 3.000 euro all'anno, nonostante sia in sintetico. Bisogna pulirlo, alzarlo, recuperarlo, bisogna tenerlo comunque in buone condizioni. Una cosa che si apre naturalmente con la nostra collaborazione, comunque noi facendo parte del CONI, mm-hmm. essendo una società sportiva dilettantistica, abbiamo la possibilità di intervenire magari su certi contributi che la regione sta dando. In questo momento è venuto fuori l'altro ieri, se non sbaglio, ci sono la possibilità per chi ha in comodato d'uso dei campi privati, mm-hmm. di accedere a dei fondi che vanno quasi fino a 100.000 euro. Quindi io spero che la regione capisca anche la realtà e la situazione in cui stiamo vivendo, magari faremo tutte le carte in regola, naturalmente parteciperemo al bando del concorso, ma spero che quei soldi si possano rimettere a nuovo, ad esempio gli edifici, gli spogliatoi, l'impianto di illuminazione, tutte le reti intorno, quindi dare veramente un lustro al ricreatorio. Perché così come funziona? Ovviamente ci si scrive i bandi, si spera ovviamente di riuscire a generare... Sì, sono delle regole, sono delle gradatorie. Esatto, però poi ci si appella anche al buon cuore delle persone che possono essere... Ma credo che così non sia, perché sennò credo ci siano proprio i bandi da rispettare le regole. Noi abbiamo buoni geometri, abbiamo buone conoscenze che ci faranno fare le carte sicuramente nel migliore dei modi e parteciperemo... No, ma dico che la comunità sia stretta attorno magari anche a delle problematiche. Beh, una spinta, che voglia chiunque aiutare, vuole una spinta sempre, in quella direzione, è sempre ben accetta. E un po' volevo dire, stiamo tornando un po' indietro, non so se ti ricordi i nostri genitori che iniziavano il calcio negli oratori con il prete che giocava a calcio, ecco, Don Vladek, forse dalle realtà. Anche lei gioca a calcio, ha detto prima. Insomma, appassionato, infatti... Nelle mie omelie durante le messe si sente ogni tanto i riflessi di questa metafore calcistiche. Passione, sì. Noi torniamo lì, no? Torniamo un po' la Chiesa che deve darsi insieme al privato, perché da sola in questo momento magari non ce la fa, che torna di nuovo a riportare lo sport all'interno dei comuni. Un peccato, forse, ci sono delle persone che dovrebbero fare questo, ma insomma, se no ci arrangiamo da soli sempre. C'è qualche fattore, chiedo a entrambi, qualche fattore negli anni, magari non so, la tecnologia, lo sviluppo di nuovi interessi da parte dei giovani, alcune forme di emarginazione, non so, c'è qualche elemento scatenante che ha fatto in modo che non è più come negli anni 90, negli anni 80, quando era la regola avere l'appuntamento all'oratorio, al campetto, con gli amici, al di là che poi uno faccia calcio a livello... so, dilettantistico, poi professionale, ma anche semplicemente amatoriale. C'è qualche fattore scatenante che ha mandato in crisi il sistema di questa comunità, insomma, secondo voi? Non possiamo far finta che non ci sia. Una volta, per farci tornare a casa, i genitori gridavano dalla finestra a 3 ore, torna a casa, c'è cena, adesso per buttarli fuori da casa bisogna stare mezz'ora. È un mondo diverso. Infatti anche lo sport è diverso. Adesso quando i bambini vanno in campo, mentre una volta si faceva la tecnica di base, c'erano più regole legate magari a imparare a fare gli stop, a dare le regole, quindi a obbligarli, adesso bisogna farli giocare, divertire. Quelle ore che i bambini sono lì da noi, si divertono. Guarda, l'altro giorno una ragazza mi ha detto, guarda, il mio bambino è contento perché gli ho chiesto, come è andato a calcio? Ma non è proprio calcio, è come un parco giochi. No, quindi loro si divertono e quindi bisogna di nuovo portarli in strada, di nuovo portarli a giocare, e tutte le ore che sono lì loro giocano principalmente. Il calcio verrà più avanti, verrà quando avranno 13-14 anni, le regole base
li si mette lo stesso, non è che col gioco non gli si danno le direttive, però non bisogna più obbligarli a fare le cose, devono divertirsi. Mm-hmm. E noi puntiamo a questo, potremmo far divertire i bambini, in questo caso col calcio, ma se verrà rugby, verrà pallacanestro, verrà palla avvelenata, qualsiasi apertura cosa. Apertura a tutti gli sport. Certo, bisogna portarli in strada di nuovo, bisogna portarli di nuovo all'aperto e farli divertire. Eh sì, anche perché dopo il periodo che abbiamo vissuto, fra un attimo ne parleremo. È veramente una situazione difficile da gestire, soprattutto per tutti i genitori, insegnanti, per i bambini stessi. E Don Vladek, ecco, la domanda più o meno simile a quella che ho fatto prima, quali sono nella comunità le problematiche di oggi, appunto parlando anche di sport? Per esempio, lei ogni giorno cosa vede? Cos'è che migliorerebbe fin da subito, considerando in questo momento Muggia, sempre in relazione ovviamente a riportare le persone all'aria aperta, come diceva Marco prima, e a fare aggregazione, insomma. È la domanda non banale. Sicuramente quello che è cambiato rispetto ai tempi quando noi eravamo giovani è l'accesso al computer, al cellulare, tutti questi mezzi che ci danno un divertimento immediato, proprio immediato. Non chiedono la pazienza di creare un rapporto, di relazionarci, anche la capacità di questo, qualcuno che viene scelto prima o dopo, qualcuno che viene marginato, superare tutte queste difficoltà. Insomma, ovviamente è più facile stare da soli, avere impressione che sono in contatto con gli altri, perciò avere questa percezione che non mi manca la relazione, anche se la relazione vera non nasce. Nello stesso tempo anche io vedo, dopo il Covid, per esempio l'attività che noi abbiamo proposto come parrocchia, la risposta è stata straordinaria. La frequenza era più alta, chiaramente più alta di quella precedente. Perché? Perché mancava questo aspetto dello stare insieme. Ora sicuramente la nostra missione è questa, di proporre le occasioni che lo permettono, anche insegnare così, in questo modo. Per questo anche c'è il valore di un educatore, di un mister, un qualcuno che aiuta i ragazzi anche a crescere, non solo lanciare, aprire lo spazio, lanciare la palla, arrangiatevi, ma anche educare a relazionarci, a stare insieme, per poter godere dopo di questo che è iscritto nel nostro cuore. Noi non siamo creati per stare da soli, per niente, e se stiamo da soli soffriamo, e prima o poi questo viene fuori. Tutte le depressioni, tutte le fatiche del genere del mondo di oggi lo dimostrano. Allora ecco, quello che io, per dire vero, direi così, io sono sempre fiducioso nel futuro, perché vedo che questo bisogno di stare insieme, di volersi bene, di relazionarsi c'è iscritto dentro di noi. Se noi diamo la possibilità che uno sperimenti questa realtà, lì si trova e dice: ecco, è quello che voglio, e questo ci permette un po' così a tornare a cosiddetta normalità. Eh sì, e a proposito di normalità, questo periodo che ci ha invaso, no? Il Covid-19, un anno e mezzo, due anni, ancora continua, si spera che prima o poi, insomma, vada veramente a calmarsi la situazione. È stato difficile per il mondo dello sport, ma in generale è stato difficile, punto e basta, cioè proprio l'aggregazione è stata impedita per ragioni di sicurezza pubblica. Non vedevamo più i ragazzi uscire di casa, divertirsi, anche per chi lavora nel mondo sportivo. Come è stato attraversare questo periodo? Non si può negare che nell'ultimo anno e mezzo c'è stata una uscita del mondo dello sport di tanti giovani, ma soprattutto i 14 anni e i 15. Quindi gli adolescenti sono usciti. Magari in quella fase critica dove devi prendere una decisione. Devi scegliere cosa fare, magari dici: cosa vuoi fare, sport? Il mio tempo è più importante, mi hanno chiuso fino a ieri, devo passarlo a fare altre attività. Invece per i bambini e i ragazzini, ho visto in tutte quasi le scuole calcio, almeno da come vedo in giro, ho visto i numeri, lì i genitori hanno capito l'importanza e li stanno portando all'aperto. Il mondo del calcio è un po' più fortunato, in quanto essendo sport all'aperto ha subito meno le restrizioni del Covid, addirittura fino in zona arancione i bambini con i regolamenti della distanza potevano giocare. La Dieri Sport invece, quelli al chiuso, sicuramente non ho risentito di più, ed è un peccato, ma si può tornare a fare basket anche all'esterno, credo si possa tornare a fare sport anche all'esterno. Tutte le società, non lo dirò io, ma ci saranno altre che lo diranno a dire, si stanno organizzando per tornare alle aree aperte. E anche le mamme hanno capito che, in fin dei conti, portare i bimbi all'aria aperta non è neanche male.
noi abbiamo, essendo il centro a Muggia, dopo insomma trovano cosa fare, no? In quelle ore lì. No, infatti. Poi hai visto l'allestimento comunque permette alle persone comunque di usufruire di più di un'attività. Sì. Verrà piano piano, cercherete di risistemare. Vogliamo dare sempre più servizi migliori. Un altro fatto, comunque noi seguiamo le regole che ci ha dato la Federazione Italiana del Gioco Calcio sul Covid, quindi facciamo i controlli, filmiamo tutte le... Ah ecco, avete ovviamente tutto quel processo burocratico da rispettare. Abbiamo dei protocolli della FIGC che comunque sono strettissimi e devono essere rispettati. Per la nostra sicurezza, per la sicurezza dei bambini, questo è fondamentale. In questo momento, siccome sono bambini molto piccoli, i spogliatoi non li utilizzano, ad esempio, ci sono tante regole. I genitori devono mandare sempre l'autocertificazione, devono fare i controlli se stanno male. Insomma, si apre un mondo che forse quasi... Si allungano i tempi burocratici, esatto, che già erano tante più carte. Dovevamo tornare all'era della digitalizzazione, diciamo, invece siamo tornati all'era del cartaceo. Abbiamo dovuto fare un passo indietro, Don Vlad, anche la Chiesa, no? Il sistema più che altro anche di vicinanza al cittadino, che può essere la parrocchia del quartiere, no? Dove una persona va ogni giorno, ha avuto un ruolo importante durante la pandemia, perché... dare messaggi di speranza piuttosto che confortare, piuttosto che dare anche voce a certe problematiche per via del Covid, però c'è stato un momento in cui non si poteva proprio fisicamente entrare in chiesa e quindi anche lì è un momento difficile magari per chi aveva anche l'abitudine di trovare conforto in certi luoghi o parlare con alcune persone. Com'è stato affrontare questo periodo? Molto molto interessante, perché chiedeva tanta creatività. Penso che anche per la Chiesa è stata anche un'opportunità di uscire dai propri schemi, modi di fare, nei quali uno si sente sicuro, ma anche comincia a perdere il passo, diciamo, rispetto ai tempi. In questo senso, dopo quello che noi abbiamo visto, abbiamo capito tanto quanto è importante lavorare con la famiglia. Quello è una realtà molto, molto, molto forte, la famiglia, decisiva per la trasmissione anche della fede. E quello che possono fare i genitori, un prete, una suora, non faranno mai, non potranno mai fare, perché per un bambino piccolo, per esempio di questa età, noi ci ricordiamo anche noi quando eravamo a 6-7 anni, che diciamo che mio papà sa fare questo, sa fare questo, sa fare tutto. Questa età papà è il Dio sulla terra, che sa fare tutto, che sa tutto. Se questo papà, ecco, trasmette la fede, conduce una preghiera, allora là la percezione della la sicurezza, nasce la sicurezza della presenza di Dio nella propria vita. E questo anche noi in tempo di pandemia abbiamo visto, che quando abbiamo dovuto un po' ritirarci da questa attività classica, chi ha passato bene il tempo della prova erano le famiglie formate e capaci a viverla all'interno della propria casa, cosiddetta, c'è la nozione della casa domestica, cosa la Chiesa, è luogo davvero privilegiato di vivere la fede. E in questo noi abbiamo visto e cerchiamo di in qualche maniera, abbiamo visto quanto è importante, cerchiamo in qualche modo di dare supporto, di trovare il modo di far crescere la famiglia, come fa lo sport anche. È bello se una realtà familiare, è bello quando la famiglia può partecipare, quando io vedo nell'oratorio una schiera dei genitori che vengono a vedere. Che guardano, sì. È importante questo. Sì. È bello. E ci sono altri spazi, secondo voi, a Muggia che possono essere adibiti a centro sportivo? Qui c'è l'oratorio, i campi. Si può fare qualcosa di più, secondo voi? Si può riuscire a... Beh, gli spazi comunali a Muggia esistono. Muggia, come campi comunali, ha due campi a 11, un campo a 7, parlando solo di campi sportivi. Ha la pista di atletica del comunale che deve essere rifatta, ma penso che chi verrà o chi, insomma, metteranno a posto. Però ecco, lo sport a Muggia può essere valorizzato un po' di più. Una volta Muggia, ad esempio, parliamo proprio di associazione Muggia Calcio, di attività sportiva del calcio, giocava in eccellenza, era comunque una categoria importante. Quest'anno comunque abbiamo la nostra squadra, c'è Zauli in eccellenza, che fa sempre parte del comune di Muggia. Però ad esempio abbiamo tre realtà divise, c'è lo Zauli, c'è il Muggia e c'è il Muglia Fortitudo. Nel futuro sarebbe bello trovare, almeno per il calcio, una sorta di unione che faccia il bene per tutti i bambini di tutta la zona. Ma penso ci riusciremo.
pian piano anche. Sicuramente, io penso anche su, parlando, a me io questo ho visto a Muggia, grande affetto per il pallacanestro anche, e qua anche vedo Interclub molto presente, molto propositivo, è stata affidata a loro un campetto vicino al cimitero, un po' così, diciamo, fuori mano, con anche hanno ricevuto, diciamo, il divieto di costruire qualcosa, qualche base. Ci saranno dei problemi dei quali io non so tanto, però sicuramente perciò anche la loro partenza non è così semplice, però sicuramente anche questo ambito è da abitare a Muggia. C'è il campo in Bagno San Rocco, c'erano degli eventi importanti, 24 ore, tornei di pallacanestro, venivano le squadre da un po' dappertutto. Anche questo penso è una grande... c'è grande potenzialità in questo settore. Anche noi speriamo, abbiamo già provato a avere qualche collaborazione con Interclub riguardante il centro estivo, così penso che anche qua si riuscirà a fare di più, anche speriamo con il comune di Muggia, che tutto sommato, insomma, che la preoccupazione per i giovani è comune, e spero che questo si riuscirà a tradurre nella una reale collaborazione. Mi piace anche questo spirito, no, di riuscire a cercare sempre collaborazioni, come il parroco che è anche un po' uomo di mercato, per usare una metafora calcistica, nel senso che cerca di intrattenere rapporti con le personalità del luogo per anche avviare collaborazioni. Per esempio, voi due, no, come vi siete... com'è che avete deciso di collaborare? Giocando a calcio. Ah, ok. Giocavo e avevo la fortuna di giocare con una squadra che gioca lì da loro il mercoledì, gli MDT, Muggiadin, okay. Team, quindi già il nome è pieno di ragazzi muggesani che va dai 25 ai 40 anni. E Don Vlade, che era sempre lì che apriva il portone, e un giorno ci siamo detti: ma Don, mettiamo a posto questo campo, e come facciamo? Come facciamo? No, non si può più giocare in questo campo, dico, guarda che qui facciamo danni. E li perseguitavano. E li perseguitavo. Questi qua. Perché anche mi è capitato di giocare con loro e con altri gruppi, però solo qualche volta. È così, vero? Così ci siamo incontrati proprio in oratorio, nel contesto di calcio e del bisogno. Beh, bello, dai, bello. E poi c'è stata la fortuna, come dicevo prima, di unire i punti. Insomma, nella vita bisogna unire i punti, no? Bisogna sempre cercare delle collaborazioni, bisogna mai essere... divisibili, ma... Sì, bisogna dire anche che il parroco, io sono solo un vice parroco, non Don Andrea ha capito subito. Decideva, però Don Andrea Destradi ha capito subito, e questo è il suo, anche lui già entrando in parrocchia da un anno, mm-hmm. Lavora come parroco di Muggia, lui diceva che vorrebbe che l'oratorio sia questa cerniera che mette in comunione, che crea lo spazio di dialogo tra il territorio e la parrocchia, perché sì, non vorremmo essere noi così, come alienati nel nostro mondo, come la Chiesa, ma vorremmo essere presenti per il bene di tutti, non solo di quelli che regolarmente frequentano la parrocchia. E allora, ecco, questa è una incarnazione di questo desiderio, di questa idea che accompagna il parroco proprio dall'inizio. Molto bene, molto bene. Poi immagino che ci sia voluto anche del tempo, insomma, quanto ci è voluto per risistemare il campo, più o meno? Ma siamo stati abbastanza veloci, devo dire la verità. Penso 2 settimane dai, per metterlo a posto. Però prima di poter iniziare abbiamo parlato per qualche mese. Sì, sì, abbiamo parlato tanto. Comunque Don Andrea voleva che le cose fossero fatte bene, e noi uguali. E ci siamo messi d'accordo per gli accomodati, per tutte le cose burocratiche, comunque intorno a questi fattori ci stanno. La cosa più importante era che doveva essere inclusivo, quindi non rubare spazio alla comunità. Portare via qualcosa a qualcuno. Non portare via qualcosa alla comunità, e questo penso che ci stiamo riuscendo. Il campo è sempre aperto a tutti i ragazzi, a tutti i bambini che vogliono venire, naturalmente controllato dai genitori, perché comunque è importante che ho dei genitori da una figura, perché comunque il campo è nuovo e deve essere mantenuto in buon ordine. Stiamo riuscendo a collaborare bene e abbiamo intenzione di andare avanti così e fare sempre meglio. E avete avuto un feedback positivo proprio dai genitori fin da subito, no? I genitori hanno apprezzato immediatamente. 25-30 bambini di iscrizione dopo oggi, non so dove li metto tutti, perché comunque vi ringrazio. Non c'è il problema di riuscire a dare il servizio a tutti. Sì, vi ringrazio per la visibilità, perché è un'occasione unica per noi per mostrare quello che stiamo facendo, ma nel caso ci organizziamo.
ruberemo forse ancora qualche oretta, ti dirò. Adesso. Già. Sì, sì. Iniziano le trattative. Devo dire che io sono davvero soddisfatto della collaborazione. Io vedo che anche tanti genitori che hanno dato riscontro positivo. Ci sono anche diverse persone che erano molto così scettiche. Sì, perché è vero che anche io conosco dei preti che hanno avuto un po' di problemi dopo nella gestione dei propri spazi affidati a una società. Invece da noi non si presenta questo problema e questo cioè molto positivo, è molto molto bello. Io ho questa fiducia, conoscendo Marco così, dalle stagioni molto informali come le partite di calcio, avevo fiducia che qua le cose andranno bene. Però chiaro, chi non conosce ha sempre più paura. Per questo sono anche soddisfatto che pian piano diventano sempre più presenti, ma in questo bel modo di davvero con lo spirito di collaborazione all'interno dell'oratorio. E allora io vi auguro comunque in bocca al lupo per il proseguo della vostra missione, del vostro lavoro, e complimenti comunque per quello che state facendo, davvero. Grazie tanto e grazie a voi. Grazie a Don Vladek Nieminski, vice parroco di Muge, e grazie a Marco Rebez, direttore sportivo dell'associazione Muge 2020. Esatto. Grazie per essere stati con noi, grazie a voi telespettatori per averci seguito, piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo di nuovo in diretta fra poco. R Trieste. Ben ritrovati telespettatori, nuovamente in diretta. Già lo abbiamo annunciato il professore della SISA Paolo Salucci, qui presente nei nostri studi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Allora, All About Cosmology, il nuovo corso online, tutto dedicato alla cosmologia, questo è pronto a partire. Allora, È già iniziato. Allora, introduciamo il corso. L'idea, naturalmente qui stiamo parlando a un livello universitario e oltre, cioè studenti che in tutto il mondo, no, stanno facendo gli ultimi anni di fisica oppure sono i primi anni del dottorato di astrofisica o di altre facoltà di scienze dell'universo. Sì. Poi noi abbiamo anche giovani ricercatori o chiunque che è affascinato dalla cosmologia, però non sta lavorando in questo campo. La cosmologia è lo studio del tutto, dell'universo e di tutto ciò che lo circonda. L'idea era quella di creare un corso online che fosse sia completo, ma fosse un po' diverso da quei corsi che erano presenti finora, dove non è altro che una ripresa da lontano di lezioni universitarie. Okay. Il nostro invece è completamente differente, cioè innanzitutto sono le lezioni ben pensate alla SISA. Noi abbiamo un pool di cosmologi e di loro collaboratori di livello stratosferico e quindi noi possiamo effettivamente pensare a dei corsi specifici e contemporaneamente però dal punto di vista tecnico, sia nelle riprese, sia nel montaggio, sia nel post editing, fatto da professionisti, giovani professionisti, però giovani persone che effettivamente il prodotto potrebbe essere un prodotto professionale, non dico di una televisione, insomma, è sicuramente un prodotto di alto livello. Questo era pensato prima della Covid, anche se però appunto tra queste 18 lezioni, il montaggio e tutto queste cose, è durato un anno e mezzo, anche perché nel mezzo era venuta la pandemia. Certo. Però francamente è proprio perfetto, perché è proprio quello che effettivamente la gente sta cercando ora. È iniziato, come ho detto, sono 16 lezioni, circa un mesetto fa abbiamo iniziato la prima lezione e noi divulghiamo una lezione, è su YouTube, diciamo è la piattaforma della SISA su YouTube, e ogni 4 giorni c'è una nuova lezione, aggiungiamo così una per volta. E ha avuto grande successo perché già le prime lezioni hanno intorno a 1000 persone che hanno effettivamente
ascoltato questa lezione e hanno cercato chiaramente di capirne qualcosa. Bisogna iscriversi al canale? No, non si deve iscriversi, e se uno vuole iscriversi al canale chiaramente YouTube della Sissa è ben voluto, però naturalmente non è obbligatorio. E uno arriva praticamente al canale, vede tutte le lezioni, che per ora sono 8 mm-hmm. lezioni, e sono diverse, fatti da ognuno, da un, diciamo, veramente un professionista o un esperto mondiale, se non un leader nel campo del campo in cui fa lezione. Naturalmente, siccome abbiamo fatto parecchio post editing, possiamo semplificare molto anche, cioè quando uno parla non sempre parla in modo preciso e tutto, no? Come probabilmente anche io ora. E no, naturalmente però montaggio, poi col montaggio, si... esatto, è tutta un'altra cosa, no? Fatto col montaggio, e questa è una cosa nuova, no? Così, così anche effettivamente la differenza tra l'illuminazione sembra impossibile, e poi anche perché ci sono video all'interno di queste lezioni, ci sono formule, ci sono grafici, tutti fatti in post editing. Quindi ovviamente tutto questo è stato possibile, perché è molto costoso, perché per far questo abbiamo vinto un grant dell'unità dell'Unione Europea attraverso il progetto Horizon 2020 e appunto abbiamo ottenuto la possibilità di effettivamente pagare professionisti per fare queste cose, e sono molto interessanti perché effettivamente permettono sostanzialmente di poter stare lì 30 minuti a guardare una lezione, perché spesso... Ecco, appunto, una lezione dura 30 minuti? Da 25 minuti a 40 minuti, questo qui. Di più no, perché ci sono proprio delle leggi che dicono che... cioè, le leggi dell'attenzione, no? Che si va fuori dell'attenzione. Però anche 30 minuti, francamente, di come sono presenti finora, di un tizio che lontanissimo scrive alla lavagna e una ripresa fissa magari da un cellulare della lezione, e poi questa viene messa in rete, che comunque ha un certo tipo di visualizzazione, però rispetto a noi non è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è portare i nostri professori della Sissa e compagnie e compagnia bella in posti dove non c'è ancora la cosmologia, non c'è la fisica di un certo livello. Noi in Italia siamo praticamente all'avanguardia in fisica, cioè proprio non è un caso che è un campo di eccellenza. E oggi ha preso il premio Nobel, no? Per la fisica, tra l'altro. Che lei conosce? Sì, conosco, cioè ci conosciamo e siamo da molti tempi amici di Facebook, tra l'altro. Però discutevamo di politica, devo dire. Ok. E certamente quando uno va anche nei paesi più o meno sviluppati, e tanti studenti volenterosi e bravi, però ma non hanno soldi per andare all'università, o comunque per andare in università dove sono, appunto, dove possono trovare chi gli insegna le ultime cose, le cose più importanti. Quindi l'idea era quella di permettere, insomma, la nostra conoscenza che noi abbiamo, di diffonderla anche in praticamente dappertutto. E infatti la maggior parte delle persone che hanno seguito iscritte sono nell'India, Pakistan e Brasile. Ok, però, dove magari non possono accedere a immediati servizi come esatto, questo. Esatto, esatto. Naturalmente online ci sono dei servizi, perché possiamo dire che le più grandi università americane hanno cose simili, però sono a pagamento, cioè e poi comunque sono uno che spiega, non è tutto completo la cosmologia. Questa la mia idea era quella di fare addirittura due stagioni, cioè la prima stagione sono 16 lezioni, okay, che però non sono sufficienti per spiegare tutto l'universo, e abbiamo anche la seconda stagione e di nuovo altre 16 lezioni che sarà tra qualche tempo, e dobbiamo comunque ancora iniziare a pensare questo. E questo appunto è una cosa nuova che permetterebbe per esempio a tante persone che magari hanno una certa conoscenza matematica, fisica, così, però vogliono capire, non sono mai entrati nel campo dell'universo, della cosmologia, di come è fatto, che poi è un campo che è collegato alle particelle elementari, è collegato alla vita delle stelle, è collegato a tantissime cose, compresa anche la vita nell'universo. Cioè è una cosa molto molto
diciamo, vasta, che naturalmente è chi si trova in università praticamente importanti, come la SIS, ma anche altre in Italia, può francamente avere un input da parte dei professori dell'università o così via. Chi si trova in università, magari anche in Italia, no? Più piccole o meno insomma, importanti, dove probabilmente la fisica non è ben insomma, portata avanti, questi qui si trovano praticamente fuori, spiazzati. Infatti anche quando vengono in Occidente si trovano, o vengono appunto in altri paesi, si trovano effettivamente indietro rispetto agli studenti, per esempio italiani. Ecco, questa è la cosa. E quindi cosa fanno? Corsi di integrazione in qualche modo? Cercano individualmente, quando si tratta, per esempio, sono studenti che vengono qui alla SIS avendo fatto la tesi e la loro università, per esempio, in India, okay. E si trovano in difficoltà perché effettivamente il livello non sempre, ma spesso, il livello è un pochino più alto, quello che noi supponiamo loro dovessero avere, certo. Loro debbano avere. Ma però quasi tutti si mettono di buzzo buono perché hanno veramente una grande voglia di fare e recuperano in poco tempo lo svantaggio iniziale. Ho sempre avuto l'idea che quando una persona si interfaccia a certe materie, no? A certi insegnamenti, lo faccia a volte per un motivo, a volte per non saper cosa scegliere. Non può essere questo il caso però della cosmologia, perché sono per forza tutti appassionati. Mi spiego meglio, non può non affascinare ascoltare quello che lei mi sta raccontando, ma in generale anche informarsi su certe situazioni, sui misteri dell'universo, sul fatto che conosciamo un'infinitesima parte di esso, sul fatto che tante domande continueremo a porcele per chissà quanti anni e piano piano, tassello dopo tassello, si raggiungono certe risposte, ma chissà quando. Ecco, è davvero affascinante. Quindi questo volevo arrivare a dire, non è mai banale affrontare certi argomenti, e soprattutto se uno dovesse definirla cosmologia. La cosmologia è una materia che ne racchiude altre, come per esempio l'astrofisica. Sì, come avevo appunto forse accennato prima, è lo studio dell'universo praticamente dall'inizio, che è oscuro comunque da questo punto di vista, fino ad oggi, e nelle sue componenti. Tra l'altro è ovvio che si entra subito nell'astrofisica e nell'astronomia, perché le componenti dell'universo sono stelle, galassie e così via. Certo. E poi naturalmente le leggi dell'universo, entra la fisica, entra la chimica, perché effettivamente c'è una differenziazione chimica da parte delle varie particelle che ci sono nell'universo, e quindi praticamente entra tutto. Il problema è che l'universo poi, cioè lo studio del cielo nel passato, dell'universo ora, fatto da cassa di risonanza anche allo studio della fisica, allo studio delle leggi che governano il mondo, l'universo o la natura, perché effettivamente, a cominciare da Galileo, no, comincia a capire qualcosa di fisica andando a vedere appunto i moti dei satelliti di Giove. E allora, attraverso i moti dei satelliti di Giove, inizia un pochino un nuovo tipo della legge di gravità, insomma, che poi dopo è stato portato avanti da Newton e così via. La stessa cosa si può dire fino praticamente a oggi, e certe scoperte della fisica sono scoperte collegate appunto all'universo, vengono viste prima nell'universo e poi vengono interpretate attraverso la nostra praticamente teoria. E comunque qui ci sono due livelli: una cosa è studiare e portare qualcosa di nuovo, e una cosa invece è capire, cioè è lì appunto gli scienziati, ma anche i divulgatori, devono essere capaci, perché non è una cosa, cioè lo studio dell'evoluzione, la nascita dell'universo e tutto quello che è collegato, non sono cose estremamente difficili da comprendere a un certo livello, cioè il livello appunto che secondo me dovrebbe essere un livello di tutti i cittadini. Basico per tutti, esatto. Cioè, e anzi, se uno poi delle volte si lamenta di certe
prese di posizione di certi cittadini, no, certi nostri connazionali, è perché spesso nella scienza questo livello di base non ce l'hanno, cioè purtroppo anche per colpa delle volte della scuola, ma per colpa anche magari di altre cose, parecchi arrivano, cioè sprecano la scuola, il periodo della scuola e anche dopo, per avere una conoscenza di base, naturalmente vista e letta in termini semplici e semplificati ovviamente, di ciò che ci circonda. Allora a quel punto uno può anche dire il vaccino sì, il vaccino no e così via, ma quando spesso si va a chiedere a questa persona qualcosa, si sente che appunto che gli manca il livello di base della fisica. Della fisica. O qualunque altro argomento, per esempio della medicina o di altre cose. E quindi questo un pochino è cambiato, perché gli scienziati finora stavano a un livello di praticamente di torre d'avorio, e casomai la divulgazione voleva dire, no, ai fans che gli interessa, per esempio gli astrofili, o in quel caso i fans, non so, della meccanica quantistica, come dice, e allora si dà qualcosa e si spiega a loro questo come, diciamo, divertimento, come, cioè, ed erano visti la divulgazione come un effetto, come una specie di, cioè, come se fosse teatro o qualcosa del genere. In realtà, sempre di più ora, noi stiamo pensando che invece è un dovere sociale, cioè un dovere proprio umano, quello di diffondere la scienza, perché vuol dire diffondere un metodo, no? Il metodo scientifico, che è il metodo necessario, insomma, no? Anche sulle grandi sfide del, per esempio, del global warming, queste cose. Come no? Prima, cioè, di sentire Greta, no? E nel momento in cui tu giudichi Greta, però a quel punto lì, se tu non sai nulla, se tu hai delle idee... È facile esprimere giudizi di valore completamente errati. Assolutamente, assolutamente. Che... E il livello minimo purtroppo non c'è, lo vediamo, insomma, no? E per tanti anni forse la cosa principale era, piuttosto che la conoscenza, era, non so, l'apparire o fare altre cose. Cioè, non è un discorso elitario questo, non voglio fare, però effettivamente nel mondo di oggi io penso che la conoscenza deve essere, è fondamentale, è sempre più fondamentale avere cittadini informati e cittadini che conoscono. Certo. E una piccola cosa di questa conoscenza è la cosmologia, l'astrofisica e così via, che ci dice appunto il mondo che ci circonda, che cos'è. Come è fatto, no? Cioè questo era ed è una cosa che francamente l'uomo ha avuto prima dell'industria, prima anche della filosofia, perché diciamo addirittura uomini delle caverne, cioè ci hanno lasciato delle stelle, avevano praticamente disegnato sulle caverne delle stelle, o addirittura quando è scoppiata una supernova avevano disegnato una supernova più o meno stilizzata in questo discorso, e sappiamo bene appunto come insomma diciamo, l'astrologia, ma anche l'astronomia fosse importante nelle antiche civiltà. Quindi la domanda, la richiesta di conoscenza del mondo è qualcosa che precede, no? Cioè precede l'evoluzione anche dell'uomo, l'evoluzione per esempio tecnologica dell'uomo, quindi non è una cosa come magari altre scienze che sono nate diciamo recentemente e che sono collegate a un nuovo modo di pensare, per esempio la chimica, certo. E discorso di questo genere. E in questo caso qua, invece, già uomini, diciamo, nelle caverne, no? Si guardavano il cielo stellato la notte, e che poi appunto, se non c'è inquinamento visivo, è una cosa spettacolare, il cielo visto di notte in questo modo, e si facevano domande, delle volte si davano anche delle risposte molto complicate che collegavano, che guidavano la loro società in certi casi.
Per cui è qualcosa che sta dentro di noi, no? Cioè la ricerca, il fatto di, cioè anche Ulisse, no? Che cerca di andare, e Dante dice che muore perché sta cercando di andare, Ulisse, oltre le colonne d'Ercole, e lì affoga, insomma, una cosa di questo genere. Ecco, il discorso della ricerca interiore è dentro di noi, però ultimamente è stato completamente, diciamo, abbassato o del tutto tolto dalla società, dai comportamenti della società degli ultimi 30-40 anni. Questo è quello che pensiamo noi, e che quindi abbiamo bisogno di fare, diciamo, non dico controevoluzione, però abbiamo bisogno di spiegare agli altri, cioè gli scienziati hanno il diritto, dovere, di spiegare agli altri che cosa fanno, perché lo fanno e perché quello che è importante. Assolutamente. Poi prima ha detto una frase molto, molto evocativa, cioè una volta lo scienziato era sulla Torre d'Avorio, adesso invece si mettono anche in discussione tantissime realtà ormai assodate. Forse anche il tanto utilizzo di strumenti come social media, piuttosto che tante distrazioni, potrebbero aver contribuito anche a un indottrinamento di massa di nozioni più o meno sbagliate, che poi hanno portato ovviamente anche a tante discussioni. Mi viene in mente, visto che abbiamo ancora 7 minuti, c'è stato un momento. Il microfono. C'è stato un momento in cui con la nascita della fisica teorica sono state messe in discussione tante leggi, no? Della fisica classica, penso al periodo di Niels Bohr, David Bohm, e quello è stato un momento di evoluzione incredibile, no? Perché essendo una scienza empirica, la fisica, è chiaro che è in costante ricerca di nuove scoperte, di nuovi confronti. Quanto ci ha insegnato, soprattutto a livello cosmologico, no? A livello proprio astrofisico, la scoperta di alcune leggi che in realtà non corrispondevano ai nostri sistemi matematici, non potevamo misurare quel fenomeno in maniera classica. E lì gli scienziati hanno dovuto fare un passo oltre nella loro visione. Come è stato? Beh, innanzitutto questa crisi non è l'unica, cioè anzi procede attraverso crisi. Cioè, alcuni filosofi della scienza dicono che la scienza non è che procede in modo lineare, ma procede rimane costante, poi c'è un momento di crisi, rimane costante, poi c'è un momento di crisi. Quindi quella fu una delle crisi più importanti, ma anche più fattive, poi all'esempio, perché è nato quello che viene chiamato poi ora il modello standard delle particelle elementari, e con tutto quello connesso e non connesso, la fisica atomica e così via. In effetti, anche ora, per esempio, a livello cosmologico, è un momento di crisi, un cosmologico fisico, perché abbiamo delle misurazioni che non riusciamo a spiegare. Una è la cosiddetta dark energy, l'energia oscura, e un'altra è la dark matter, la materia oscura. Queste due sono dei fenomeni che noi vediamo, che noi sappiamo, ma non sappiamo inquadrarle con le conoscenze che noi abbiamo ora. Io penso che effettivamente hai perfettamente ragione nel fatto che all'inizio della fisica quantistica c'è stata una grande rivoluzione, e che è una rivoluzione anche molto molto filosofica al tempo stesso, perché a quel punto chi guarda influenza quello che viene guardato e via di seguito. Ma io partirei anche da Galileo, cioè Galileo ha fatto la rivoluzione e per poco ci lasciava le penne per la rivoluzione. Quindi anche Einstein era una rivoluzione, diciamo, che mettendo in crisi tutta la fisica classica aveva ottenuto, tant'è vero che Einstein non è stato accettato subito, cioè erano eretiche le idee di Einstein fino agli anni 40, 50, cosa di questo genere. E via di seguito, forse per quanto riguarda la fisica, è avvenuto attraverso crisi continue che comunque fanno sì che lo scienziato sa che non deve mai rilassarsi e che non deve mai prendere una teoria e portarla avanti soltanto perché gli piace. Questo è un difetto, insomma, no? Cioè che viene abbastanza... È un difetto umano. Umano, sì. Sì, questo sì. Ed è anche perché molti che la portano avanti poi hanno ragione,
Cioè, ci sono persone che hanno proposto, per esempio Higgs, il bosone di Higgs, l'aveva proposto, ora non so se 50 o 60 anni prima. Quindi, se in quei 60 anni uno poteva dire, ma perché lo porti avanti ancora, visto che non è stato scoperto, stai facendo qualcosa, insomma, di non giusto. Però poi alla fine è venuto fuori. Contemporaneamente ci sono alcuni che hanno delle idee fisse sbagliate e rimangono sempre sbagliate, cioè non si fossilizzano su quello. Si fossilizzano, per cui sapere quello che è sbagliato o non sbagliato fa parte del gioco, insomma, no? Cioè, questo è la cosa. Però in generale uno deve essere pronto. Ovviamente uno non può mettere in discussione le cose basiche, no? Quelle che, per cui generazioni, no? Persone che ci hanno preceduto hanno ottenuto questo. Però le ultimi risultati, quelli che non sono ancora ben acquisiti, anche se sembrano interessanti, sembrano essere giusti, bisogna sicuramente, diciamo, guardarli con un'attenzione e mai innamorarsi, no? di questi, e spesso succede, insomma, che uno si innamora un po' della teoria e continua con la teoria sbagliata, insomma. Eh sì, beh, è davvero affascinante, perché poi c'è un gran lavoro, una grande ricerca dietro, e voi, per esempio, della SISSA siete in alla continua scoperta, tra l'altro, di nuovi orizzonti. Questo è molto importante. E tornando pochissimi minuti, proprio in due minuti, tornando al nuovo corso dedicato, nuovo corso ma già iniziato, durerà, abbiamo detto, in tutto? Dunque, alla fine di novembre saranno a disposizione tutte le lezioni, 16 lezioni, poi durerà quello che dura, perché lì chiunque può contribuire anche. Dunque, nella seconda stagione, infatti, qualcuno potrebbe anche contribuire, qualche altro mio collega nuovo, cioè, potrebbe contribuire, sicuramente ho in mente qualcosa del genere. La prima stagione è già finita, perché è già mostrata, e gli studenti possono poi prenderlo per sempre, insomma, no? Cioè anche tra un anno, due anni. Io vado su YouTube, posso andare sui canali della SISSA e riguardarmi tutte le lezioni. Cioè, ovviamente è un po' duro guardarsi tutte di seguito, però bisogna anche avere il tempo, ovviamente, a disposizione. Una al giorno e uno, sì. No, infatti poi abbiamo detto lezioni tra i 30 e i 40 minuti, anche perché per via proprio leggi di attenzione cognitive che esistono, esatto. È meglio non fare durare troppo. Esatto, sì. Anche questo approccio interessante e giusto, proprio per far fruire al meglio da parte dell'utenza il vostro prodotto. Quanti avete collaborato alla fine, a livello numerico proprio, più o meno? Allora, dal punto di vista di professori, questo qui siamo intorno appunto a 12, okay. Quasi tutti hanno qualcuno. E dal punto di vista tecnico, e da ogni livello, 5-6 persone. Ho capito, beh, insomma, un gran lavoro, complimenti e, grazie. E in bocca al lupo per il proseguo del lavoro e degli studi, ovviamente. Grazie a Paolo Salucci, professore della SISSA, per essere stato con noi. Cosmologia, nuovo corso online, già iniziato, e su YouTube potrete vedere attraverso i canali della SISSA le lezioni, fino ovviamente a esaurimento, ovviamente poi continuare a vederle tutte le volte che vorrete. Grazie ancora, professore. Grazie a voi telespettatori per averci seguito. Vi lascio al l'insesto di Tele4 con la ginnastica dolce, dopodiché ovviamente l'appuntamento alle 19:30 con il nostro telegiornale con tutte le notizie e i servizi fatti nell'arco della giornata. Buon proseguimento. Grazie. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.